collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Porteremo a casa la vittoria. Sud, andiamo. Noi abbiamo Lofas che scrive, quindi il 99% fa tutto lui. No, che puzza. Gruppo del Sud, benvenuti nella cripta. Vi devo spiegare subito una cosa. Le luci sono temporizzate per una questione di mantenimento degli affreschi, quindi ad un certo punto si spegneranno e io dovrò smettere di parlare perché ci sarà il buio totale e dovremo tornare su. Ah, c'è il minutaggio. C'è un minutaggio, esatto. Perché altrimenti gli affreschi verrebbero danneggiati. Non buttiamo via. Ok, questo è l'inizio, quindi il percorso si sviluppa attraverso queste 21 volte. Noi partiamo dalla tredicesima, da qui in avanti si sviluppa il racconto dell'Antico Testamento. Adesso vi devo dire tutta una serie di nomi, voi cercate di memorizzare il più possibile. Questa è la raffigurazione della battaglia di Apec. Battaglia di Apec, dove i Filistei sconfiggono gli ebrei. La missione è ricordare tutte le parole difficili, così poi noi le scriviamo e già metà del lavoro è fatto. Arriviamo alla volta numero 12. L'arca viene trasportata nella città di Azotum, dove il culto era dedito ad Agum. Se si guarda un po' in alto si possono vedere i nostri neuroni che volano, perché i nomi fanno schifo. Dammi Giovanni, Antonio, cioè un nome un po' più facile. A questo punto c'è la battaglia, la resa dei conti. Filistei? Filistei contro? Gli ebrei. Nella battaglia di Mashpit. Battaglia di Mashpit. E su Machu Picchu anche le luci della cripta non resistono. Abbiamo finito. No. Preciso. Com'è andata? Alessandro Terzo. Grazie. Papa Clemente. Tornato in superficie, il gruppo del Sud dovrà scrivere quanto ha ascoltato e compreso, tentando di ignorare i disturbatori. No, allora, andiamo a fare i carreri? Le visite guidate nella cripta intanto proseguono. Gruppo del Centro, benvenuti nella cripta degli Anagni. Ci dedicheremo ad analizzare l'Apocalisse. Gruppo del Nord, questa è la volta numero 1, che è dedicata alla creazione del cosmo. La sezione divide tutto lo spazio visivo in 4 spicchi che rappresentano le 4 stagioni dell'uomo. Mi scorderò tutto tra un secondo. Qui c'è un Cristo giudice inscritto in una mandorla. È un Cristo particolare perché è anziano. Vi faccio notare un dettaglio. Lì abbiamo... L'Apocalisse non è proprio un tema semplice, quindi ci saranno tante cose da dire, sarà difficile. Ippocrate sta tentando di spiegare la sua teoria. Siamo all'interno di un contesto della medicina, in quella pergamena, le stelle che cadono dalla volta celeste. L'Apocalisse è l'ultimo passaggio biblico. Tra Genesi e Apocalisse c'è parecchio da relazionare per le squadre del Nord e del Centro. Ma il tempo è poco e il Sud è cacciarone. Non abbiamo urlato nell'orecchio noi. Mi strattonavano, mi spintonavano, hanno prodotto una baraonda che mi è entrata dentro il cervello. Ho letto i vostri elaborati. Devo dire che qualcuno ha scritto delle inesattezze, signorina Federico. Sa com'è, signore? Però, non è detta l'ultima parola, anche perché adesso io valuterò una persona che dovrà raccontarmi quello che il proprio gruppo ha visto. Iniziamo dal Sud. Rubino. Rubino. Addio, salve sera. Ricorda per il Centro e Comelli per il Nord. Io dico quello che ho capito, dico quello che so, se gli va bene, se no pazziamo. Allora, io e la mia squadra siamo rimasti molto colpiti da questa cripta. Bene, ma la storia? La storia. Allora, io vi racconto quella che proprio mi è rimasta dentro al cuore. La battaglia di Apec. E tutto il resto? Questa mi ha colpito, quindi ci tengo a raccontare. Va bene. Chi era questo Apec? Dai, per favore. La città. Apec, gliel'ho detto prima, forse non ha sentito. È una città.
Guerra di acqua. No, detto loro, non è giusto. No, 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 ehi, Podeschi, non si preoccupi, è abbastanza chiaro. Noi abbiamo fatto cacare. Signorina, ricorda. Allora, Apocalisse... Allora, io ho visto un affresco. Uno. Dove c'era praticamente Gesù con due chiavi, mi paro quattro. No, due chiavi in mano. Una che simbolava, come si dice, la purità. Poi, vabbè, c'erano quattro cavalli. Erano quattro cavalieri. Cavalieri che simboleggiano... Di che cosa? Allora, uno, la vittoria. Uno, la carestia. Uno, la morte. E? La guerra! Secondo me Matilde non è stata completamente pessima, perché delle cose le ha dette, solo che la forma con cui le ha raccontate lasciava un po' a desiderare.